Mise Montagna 2012, una manifestazione che comprende moltissime cose. Quali sono le cose veramente da non perdere? L'Ermise Montagna che quest'anno, come sempre, abbraccia tantissimi temi, dall'amicizia, dalla passione proprio per l'ambiente, per la montagna, vissuto tutti i punti di vista. Avremo una serata sullo sci alpinismo, però da non perdere ci sono quelle serate particolari con dei personaggi di calibro internazionale, sia dal punto di vista dell'arrampicata libera, sì, che avremo Alexander Hubert, che è uno dei forti esponenti tutt'oggi, insomma, dell'arrampicata libera, portata anche sulle grandi pareti del mondo. Poi avremo un personaggio, direi che, diciamo, è molto consistente, perché ha fatto una storia dell'alpinismo, insomma, soprattutto himalayano, dalle Alpi all'Himalaya, che è il Kurdinberger. Ormai ha raggiunto anche lui la sua bella età, ancora in forma, e ci racconterà un po' la sua storia alpinistica, sì che dalle Alpi, sì che dal Gran Zebrù, dalla famosa meringa del Gran Zebrù, che abbiamo fatto nel 56, no? Quando io ero nato, per dire, a poi alle prime salite di montagne di 8000 metri. È l'unico, diciamo, alpinista vivente tutt'oggi, insomma, che ha salito le prime montagne di 8000 metri, alla prima sul Broad Peak nel 57 e la prima ad Daulagiri nel 60. Poi avremo la serata di chiusura, importante, perché abbraccerà due personaggi famosi, no? Soprattutto sempre per l'Himalaya, che hanno, diciamo, salito tutte le montagne di 8000 metri, 14-8000 metri, che è Silvio Mondinelli, che ben si conosce, che ha concluso, diciamo, il suo iter degli 8000 nel 2007, e Ledurne Passaban, questa nel campo femminile, questa spagnola molto forte, che ha concluso i suoi 14-8000 nel 2010. Sì, che penso che siano delle serate, questo, molto importanti, insomma, dal punto di vista umano ma anche alpinistico. La novità di quest'anno, diciamo, rispetto alle altre sette edizioni, è il fatto che non solo vedere la sera le avventure di vari alpinisti, ma anche durante tutto il mese provare a percorrere la montagna. E il fatto di provare la Pisetta nella nuova apertura è già veramente un bel motivo, e dopo il fatto di coinvolgere i bambini nell'arrampicata sportiva. Ecco, sono questi, diciamo, dei momenti nuovi che Mise Montagna offre a tutti.